Un viaggio lungo 12 mesi alla scoperta degli animali più rari è l'esperienza che si può vivere grazie al calendario CITES, opera giunta alla 14ª edizione che valorizza il ruolo dei carabinieri a protezione della flora e della fauna a rischio di estinzione e l'impegno dell'arma nel contrasto ai reati commessi contro queste specie protette. Anche in provincia di Sondrio il gruppo Carabinieri Forestale assicura la tutela dell'ambiente sia dal punto di vista vegetale che dal punto di vista animale. Con 8 stazioni distribuite su tutto il territorio, dalla Val Chiavenna all'Alta Valtellina, viene controllato giornalmente il territorio, sia la parte più alta dei rilievi, sia anche il fondovalle dove ci sono i maggiori insediamenti produttivi e civili. Il controllo del territorio si svolge mediante la continua sorveglianza su quelli che sono i tagli boschivi, su quelle che sono le condizioni idrogeologiche del territorio, quindi la stabilità, ma anche su quello che è la gestione dei rifiuti. Anche quest'anno è stato prodotto dal Comando Generale dell'Arma il calendario CITES, dove vengono ritratte le immagini di 12 animali delle specie particolarmente a rischio di estinzione per motivi sia climatici ma soprattutto antropici, quindi di caccia irregolare, e quindi vuole praticamente questo calendario richiamare l'attenzione su dei temi estremamente attuali di pericolosità per quanto riguarda l'estinzione di animali che hanno delle caratteristiche di pregio. CITES è la convenzione siglata a Washington da oltre 180 stati che tutela le oltre 35.000 specie di flora e fauna in via di estinzione. Capillare l'azione svolta dai carabinieri con oltre 5.000 controlli sul territorio nazionale. La provincia di Sondrio, fortunatamente, è isola felice. In provincia di Sondrio, in ambito CITES, non vi sono fenomeni eclatanti né di commercio illegale né di detenzione illegale di animali. Numerose sono le denunce per detenzioni di tartarughe.